Bellimbusto falso in bianco, dato al Mezzo, in provincia di Udine, scrive: una sera della scorsa settimana, anziché polverizzare il borotalco sulle mie lenzuole della mia fera, ho polverizzato con la mossa di Sant, beh, non di stesse di sale, ma bensì LSD e metanfetamine infarinate, tutto polverizzato col mio splendido Billy Beamer Phillips. Di lì a breve mi sono trovata per lustrare le sale interne del castello di Dunfermline di notte fonda. Nella sala regia dei banchetti c'era una serie di scoiattoli a omaggio che turbinavano il legname. Io li ho ignorati ascoltando gli insegnamenti di mio nonno Bussetti. Così sono finito in una delle camere da letto e lì uno stafilococco Auris mi è apparso al centro della stanza illuminandola tutta di fluorescenze. Pare fosse il batterio che uccise il vecchio giullare del castello nel lontano 22° secolo, che aveva una comicità surrenale che riempiva di grasse risate il re, finché è morto per infezione di stafilococco. Allorché io a quattro ganasce ho sbrendolato un fetame di stafilococco e la polva citoplasmatica aveva un sapore paludoso, ma uno schizzo nel lato di addentarlo è finito nella camera attigua. Così raggiungo l'orma paludosa del floor e nella stanza attigua c'era una ragosta a secco che è la gioia dei bambini simmetrici. Infatti dalle sue antenne si fondeva questa trasmissione radio, cantava: sono simmetrico, sono simmetrico, sono lo stesso bambino del divo. Sono simmetrico, sono simmetrico, sono lo stesso bambino del divo. Io senza pensare all'omonendicosia sono scappato a gambelle elevate, ma anche nell'altra stanza ormai ero in un labirinto dove non riuscivo più a orientarmi. C'era una scultura in legno di Terang che cantava con un meccanismo a manovella, cantava: Babbo Natale, Babbo Natale, Babbo Natale, Babbo Natale, Babbo Natale, mica Babbo Natale, Babbo Natale, c'è Babbo Natale. Babbo Natale c'è, Babbo Natale viene, Babbo Natale c'è, Babbo Natale è Babbo Natale. Io ballavo come John stavolta. Poi un colpo di martello soffice mi ha fatto pensare alla succursale di mia moglie che avevo lasciato nell'altra stanza. Ci vado e c'è uno show orripilante. Le pareti sono tappezzate da pollame, dove degli sguatteri sguazzano e intonano in coro: Torige, Vercinge 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 Torige, Jure cosir. Torige, Vercinge Torige, Vercinge Torige, Vercinge Torige. E poi all'improvviso c'era una piscina moderna dove mi sono... fatto il bagno con l'anatra gonfiabile insieme a Cora e a James Gandolfini. Però da quel giorno soffro di spasmi romboidali. Sto male! Per quanto sia stato coinvolto anch'io nel suo racconto multiforme e tonale, lei, signor Bellimbusto, è totalmente sfasciato dalla droga. Ma all'interno degli effetti stupefacenti ci sono dei tratti di estremo interesse. Mi prenda 106 gocce di entomi prima di coricarsi e 6 gocce non tradizionali, bensì grandinose, di un TT Henry prima di svegliarsi. Allunghi ogni pietanza con acqua, anche se prende una bistecca, la allunghi in un piatto d'acqua per la pasta, la mangi direttamente così dalla pentola senza scolarla, assumendo anche l'acqua salata stessa. Il brodo invece lo accorci con farina di mussola o di moffetta. Vedrà che gli spasmi si diluiranno. Per le prossime vacanze si rechi nel castello di Forfar, perché in virtù di una sua antivalenza da Highlander rispetto al castello di Dunfermline,
La visita rinvigorente al castello di Forfar dovrebbe farle dimenticare presto queste sue spiacevoli esperienze farmacologiche. Ci vada piano e con cautela. Saluti, Oldegard. Thank you.